Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senza parole. Villarreal 1, Juventus 1. Allora, partiamo dal presupposto che è un pareggio fuori casa, in Champions, non è cosa da buttare. E fin qui ci siamo, no? Così accontentiamo gli amanti del risultato, no? Non ha perso. Ok, bene. Ma la mia domanda è una. Quando noi con quest'allenatore di merda riusciremo una volta, una stracazzo di volta, una, a passare in vantaggio, passare in vantaggio, e a cercare di fare il secondo o di fare il terzo. Quando succederà questa cosa? Quando? Perché noi dobbiamo sempre fare un gol e poi fermarsi? Quale cacchio di motivo? Perché? Perché? Ieri si è visto proprio in una maniera. Ma pure i bambini dell'asilo vedevano che questa squadra qua, il Villarreal, che è una squadra che gioca a calcio, però quando viene aggredita va in difficoltà. Va in difficoltà, ma in difficoltà grosse! Non è appena di. No, difficoltà grosse, enormi! Quindi perché non riusciamo una volta noi a fare una partita, non dico 90 minuti perché è impossibile fare 90 minuti di pressione anche se gli altri li fanno, ma lasciamo stare gli altri. Perché noi non ci riusciamo mai a tenere, a dire, boh, abbiamo fatto l'1-0 dopo 30 secondi, cerchiamo il 2-0, cerchiamo. No, basta, basta, finita lì. Noi, basta, finita lì, finita lì. Non ce ne puoi, aspettiamo questi a noi ci dominano sul piano del gioco e dopo noi se ci riusciamo facciamo una ripartenza, ci mettiamo tutti lì dietro, facciamo una ripartenza e vediamo come va a finire. Questo è Massimiliano Allegri. È inutile che noi speriamo, l'avrà capita. Questo non ci ha capito un cazzo. Questo è così, è così. Altra partita buttata via per il non gioco, per il non rendere una squadra aggressiva e propositiva. Non ce la fai, è più forte di lui, è troppo cagasotto questo, è troppo cagasotto. Poi delle volte vince, ma lui può vincere anche la Champions League, ma se tu vinci la Champions League così, cioè l'anno prossimo si ripete la storia, capito? A parte che se giochi così io non capisco come possa vincere la Champions League, però sai, il culo, al culo non c'è mai fine, capito? Quindi io sono stanco. Io sono stanco di ripetere sempre le stesse cose. Ieri, ve l'ho detto anche il giorno prima, questo giocherà con il 6-3-1. E così è giocato. Basta. È inutile che voi continuate a dire. No, ma la difesa a 3, il 3-4-3, il 4-3-3, il 4-2-1, il 4-1-4-1. Sono tutte minchiate! Questo non è in grado di capire cos'è questo 4-1-3-4. Questo li mette tutti in difesa, basta. Poi la ripartenza. Ieri è vero, hai giocato un po' più alto, però lì davanti giochi sempre a forza di inerzia se si inventano qualcosa, perché questo non ha schemi, non ha nulla. Questo allenatore non c'ha nulla. Questo allenatore insegna la fase difensiva, poi evidentemente ultimamente non la insegna neanche tanto bene, visto che si prendono sempre gol. Parlo durante tutto il campionato, no, ultimamente, dico ultimamente quest'anno, capito? Quindi. Dai. Poi, questo è per quanto riguarda Allegri. Allegri, sei la vergogna degli allenatori, non c'è da fare. Tu sei questo, basta. Tu, Ancelotti, Mourinho, siete allenatori finiti, bolliti.
Avete un calcio vecchio, un calcio antico, non vi si fila più nessuno. O vi rimodernizzate un po' o siete finiti. Non c'è più il calcio che pensavate voi una volta. Basta, basta, avete rotto il cazzo. Poi vogliamo parlare del tuo fantastico cambio. Hai cambiato la partita tu. Hai cambiato tu la partita. Cioè, che non è che stavi facendo chissà che cosa. Ma tu non mi puoi tirar giù Locatelli per Arthur. Dovevi tirar giù quella merda di Rabiot. Ennesima partita con Rabiot che non si vince. Quando gioca Rabiot la Juve non vince. Oh madonna santa, questo fa giocare. Cioè, Rabiot, tu devi farmi una cortesia. Tu ti devi comprare una cassetta, no? Ci metti la corda qua, vai in spiaggia e vai a vendere il cocco fresco, vai a vendere. E intanto ti infili qualche baguette dove so io. Devi sparire dalla Juventus. Non è possibile. Poi, e il cambio di posizione su De Ligt. Cioè, tu hai un difensore centrale che nel primo tempo è stato monumentale. Tu entra Bonucci, lo sposti a sinistra e Bonucci lo metti a destra. Così ha fatto cagare Bonucci e De Ligt nel secondo tempo. Testa di cazzo. Che allenatore di merda. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Io non ci posso credere. Poi il discorso del gol, no? Il gol che De Ligt, nonostante che ha fatto un primo tempo pazzesco, nonostante che un allenatore da quattro soldi gli cambia, stava giocando talmente tanto bene che gli ha detto no, cambiamogli la posizione, sta giocando troppo bene questo, mettiamo dall'altra parte, si assume le responsabilità, quindi scagiona Bonucci dal gol. Però il discorso è che lui fa un errore, ma quello che fa gol lo doveva tenere Rabiot, lo doveva tenere, perché quello è arrivato dentro, e invece Rabiot si guarda intorno, belli capelli, titi, tatà, la baguette, il cocco fresco. Ma vaffanculo Rabiot, vattene a fanculo tu e Allegri, quella merda che ti mette in campo. Avete rotto il cazzo. Adesso da una parte sono contento, ma non sono contento perché io penso che se la Juventus ieri affrontava la partita come ha affrontato i primi 10 minuti, questi prendono 3 gol. Questi, ma chi cazzo sono questi? Oh, questi sai perché sono lì? Perché c'hanno un allenatore. Ma chi cazzo sono questi? Ma dove sono pieni di fenomeni questi? Ma chi cazzo è il Villarreal? Oh, ma tu sei la Juve, sei il Villarreal, te lo prendi, te lo metti in tasca. Ma di che cazzo parlate? La differenza ieri ve la dico io qual è. Prendi Emery e mettilo sulla panchina della Juventus, prendi Allegri e mettilo su quella del Villarreal, prendono 4 gol questi. Ma che cazzo dite? Ah, smettetela, incompetenti. Che smettetela. Adesso abbiamo pareggiato. Ok, adesso devi vincere a Torino. Adesso devi vincere. Vediamo. Tanto, peccato che c'è fra 20 giorni. Adesso vediamo. Adesso devi vincere, Allegri. Ecco, calma. Ecco, portiamo ai supplementari, perché io ti conosco, mascherina. Ti conosco. Abbiamo perso McKennie. Bene, McKennie, ciao, stagione finita. Sempre perché dobbiamo fare un mazzo tanto ai giocatori, capito? E poi al minimo fallo, questi ci fanno male, c'è niente da fare. Vabbè, lì sfiga la caviglia, porca puttana. Questa non ci voleva proprio, quella di McKennie non ci voleva proprio. Comunque, ragazzi, siamo sempre lì, ripeto, se devo guardare il risultato l'1-1
in trasferta in Champions ci può stare, ma io penso che con un allenatore, questa è l'ennesima partita che non hai vinto per colpa di un allenatore che non c'ha le palle di affrontare una squadra più scarsa della sua, perché questa è più scarsa della sua. L'unica differenza è che loro hanno un allenatore e noi no. Fino alla fine, sempre Forza Juve. Ciao a tutti.